Nell'anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta, Faenza ha ricordato il magistrato con un incontro al Cinema Sarti dedicato alle scolaresche. Dopo la presentazione del filmato Percorsi di memoria Falcone Borsellino, gli studenti hanno incontrato il sostituto procuratore Morena Plazzi, che ha descritto loro la propria esperienza lavorativa in Sicilia. Il mio lavoro è iniziato proprio in Sicilia, in provincia di Agrigento, a Sciacca, come pubblico ministero nel 1991. Non esistevano ancora le direzioni distrettuali antimafia e ci occupavamo un po' di tutto. E in quegli anni che purtroppo sono anche stati segnati dalle stragi, ho avuto la fortuna di lavorare con dei colleghi bravissimi, di imparare a fare il mestiere, diciamo che mi sono fatta le ossa. E ho avuto delle esperienze sia umane che professionali, credo, irripetibili. Pensa che comunque il clima di tensione che c'era in quegli anni ci sia tuttora oggi? Non sono un analista politico e neanche per mestiere faccio queste cose, posso soltanto considerare che ci sono situazioni di difficoltà sociale che forse allora non c'erano, perché quello era il momento in cui invece si pensava che l'economia sarebbe andata sempre meglio, che saremmo vissuti sempre meglio, quindi le ragioni probabilmente della difficoltà o della tensione di quell'epoca erano molto politiche, legate anche a Mani Pulite e altre cose. Quelle che ci sono adesso sono diverse, richiedono comunque l'attenzione, penso il compito sia soprattutto di chi dirige il paese da un punto di vista politico più che giudiziario. Il giudiziario deve stare attento alle cose che capitano. Una giornata che si inserisce nel filone, diciamo, che questa amministrazione comunale e anche la presidenza del Consiglio Comunale di Faenza ha dedicato al non dimenticare i fatti più importanti della nostra storia. Lo facciamo con la memoria dell'Olocausto, lo facciamo con la giornata del ricordo delle foibe e lo facciamo oggi, 23 maggio, con questa iniziativa di appunto commemorazione nel 20° anniversario di queste stragi di questi due giudici che comunque sono degli eroi civili ed è giusto che vengano trasmessi prioritariamente alle nuove generazioni come esempi di cosa vuol dire fare onestamente il proprio lavoro in questo paese e poi purtroppo pagarne anche le conseguenze. Serve appunto a far capire ai ragazzi che il rispetto della legalità serve a vivere in maniera condivisa i valori della nostra società civile e diciamo che noi gettiamo dei semi, insomma, con questa attività di commemorazione. A distanza di 20 anni dalla strage di Capaci, qual è l'importanza di ricordare ancora quegli accadimenti per voi ragazzi che comunque dovreste essere educati contro la mafia? Secondo me è molto importante perché comunque le generazioni vanno di pari passo e comunque ci deve essere dell'informazione, perché senza l'informazione non si può ricordare e il sapere è comunque la forza delle persone, quindi si parte dai giovani per poi crescere e per non ricommettere gli stessi errori. Secondo me per non dimenticare quello che abbiamo vissuto e tutta la storia che ci portiamo dietro e anche lo schifo che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi. Queste persone che hanno lasciato la loro vita per liberare l'Italia dalla mafia diventino il nostro esempio da seguire, diventino i nostri idoli, di modo che noi possiamo in un qualche modo seguire le loro tracce dimostrando che abbiamo imparato qualcosa da quello che loro ci hanno lasciato e dimostrare che appunto noi siamo qui e siamo in grado di seguire le loro orme e non lasciarci magari ingannare dalla paura, dal timore di non riuscire a fare quello che vorremmo, ma sempre provarci perché cioè, l'Italia comunque è il nostro paese e è unico nel mondo ed è necessario che rimanga tale e proprio per questo dobbiamo inseguire quei sogni che loro hanno cominciato a seguire prima di noi e proprio perché sono morti per noi è necessario che noi seguiamo quello che ci hanno insegnato. Noi possiamo lottare contro la mafia ma uniti e questo per me è fondamentale ricordarli perché la mafia è qualcosa che va diciamo combattuta ma insieme. Se lasciamo che queste azioni si dimentichino perdiamo parte della,
della nostra forza contro appunto la mafia e contro tutto quello che loro rappresentavano. Quindi dovrebbero essere presi appunto come modelli questi personaggi, perché veramente hanno lasciato un segno indelebile e che può dare una svolta